Ricordo solamente che Tonino Calvino mi chiamò di corsa una domenica mattina, disse: "Scendi che dobbiamo fare un'intervista a Maria Padù". Ma dico: "Come scendi?". "No, scendi perché è importante". "Sì, ma io così, cioè, mi improvviso, giornalista". "No, no, lo dobbiamo fare perché Maria è disponibile, dobbiamo parlare di tutto, di pittura, della sua vita". E quindi, come dire, io mi sono, prima di scendere mi sono letto qualche cosina, insomma, anche per fare una brutta figura, perché Maria poi è un'insegnante storia dell'arte, insomma, quindi. E qua e siamo scesi, credo che fosse, c'erano ancora delle roulotte, insomma, del terremoto, quindi anche l'ambiente dove è stata così, registrata è un ambiente particolare. Lei stava dipingendo il quadro, un quadro bellissimo, Ultime case di Montemuro, molto bello, dove si vede, no, tutta la Verdesca, il campo sportivo e la fine del paese, con questi colori straordinari, questi blu, questi ocra, insomma, particolari. E quindi ho dovuto improvvisare, tra virgolette, intervista a Maria, anche tecnica, e penso di aver fatto anche delle brutte figure, però Maria, ma lei che mi ha fatto pesare. Ah.